la parola adesso. Vorrei passare la parola a Donatella Segati. È chiarissimo il suo pensiero. Sì, Donatella, scusa, ma passiamo la parola a Donatella Segati dell'AIED, a cui scusate chiedo di stare dentro i tempi, se no non possiamo neanche farci una chiacchierata al finale. E a Donatella, scusate, vi chiedo scusa, vi mandiamo alla fine queste manifestazioni, vi prego, altrimenti non possiamo andare avanti, non è giusto per gli altri che stanno qui per noi. Donatella, chiederei anche un piccolo riferimento, se vuole, se può, sulle adolescenti, il rapporto proprio di conoscenza delle ragazze su queste tematiche, se vuoi, alla fine il tuo discorso. Grazie. Grazie a voi. Allora, però mi voglio agganciare subito all'intervento che ha fatto il signore rispetto alla perizia psichiatrica, perché penso che il libro... Mi sentite? Allora, io sono una psicologa, psicoterapeuta che lavora all'AIED della sezione di Napoli da circa 30 anni. Molti di voi conosceranno l'AIED. L'AIED si è battuto per una vita, per la vita, no? Per la vita, per la salute delle donne, per l'autodeterminazione, come hanno fatto, penso, molti di noi che siamo qua in questo momento. La cosa che naturalmente mi dispiace è che spesso siamo tutte donne da una certa età in poi, cioè donne mature, e come diceva giustamente lei, gli adolescenti e le giovani, quindi le giovani sono spesso anche latitanti, no? Non combattere queste... E siamo felici, infatti questo dicevamo prima anche con Zenon Ora Quando, che noi dobbiamo assolutamente... muoverci a questo livello, perché i giovani, voi giovani siete quelli che dovete portare avanti tutto. L'AIED ha aperto il primo consultorio laico nel 1955, quindi 20 anni prima che ci fosse la legge. L'ideologia proprio che consentì, diciamo, orientata al difendere i diritti della donna, ha fatto sì che i ginecologi, quelli che lavoravano all'AIED, prescrivessero i contraccettivi quando era vietato dalla legge. Si facevano le interruzioni volontarie di gravidanza nell'AIED di Pordenone Udine, mettendo fuori, quando gli aborti erano clandestini, l'AIED metteva fuori il cartello, quasi praticamente interruzioni volontarie di gravidanza in regime diciamo di tutela della donna, e orientati alla battaglia per la 194. Oggi l'AIED si sta battendo per esempio per la pillola del giorno dopo, che forse c'entra anche con la domanda che lei mi faceva rispetto agli adolescenti. La pillola del giorno dopo è un altro farmaco che spesso incontra l'obiezione di coscienza. No, perché il ginecologo obiettore non la prescrive, il farmacista non lo prescrive, ma oggi in questo panorama in cui noi siamo sensibili e vogliamo muoverci per il rispetto dei nostri diritti, esistono in rete tantissimi siti che hanno dei moduli di denuncia, cioè le donne oggi devono sapere che bisogna denunciare, perché poi loro, come bioeticisti ci diranno meglio, abbiamo il diritto ed il dovere verso le altre di denunciare, così come nel libro di laurea io credo che ci sia il suo bisogno, no, di parlare di questo tema che l'ha colpita, ma ci sta anche il dovere verso le altre donne. Io ho visitato il tuo blog, dove tantissime donne da tutta Italia parlano di questa tematica e parlano delle loro esperienze, e naturalmente noi possiamo vedere quanto in ogni regione ci sono esperienze diverse, ci sono alcune che parlano di esperienze assolutamente differenti, dove i sanitari sono sensibili, sono rispettosi. No, e qua si apre il discorso psicologico. Il signore diceva è prevista la figura dello psichiatra, sì, per una perizia psicologica prima dell'intervento, perché possa sottoscrivere che la donna potrebbe trarre danno nella sua salute psicologica e non è in grado di portare avanti questa gravidanza. Però quello che mi colpisce come psicologa, ma come donna, come persona, a parte l'essere donna,
Il fatto che poi dopo dell'interruzione di gravidanza, dopo questo travaglio che lei ha avuto, che è un travaglio psicologico, perché il parto, ma anche un'interruzione di gravidanza, non si estingue nel momento dell'espulsione di un feto o di un prodotto abortivo, perché pure la definizione è diversa. Feto se è vivo, prodotto abortivo se è morto, è terribile, no? Io parlo spesso di bambino, no? Perché c'è un bambino della notte, c'è un bambino del nostro immaginario che si concepisce a prescindere, no? Come diceva lei, è un bambino desiderato. Ci sono alcuni popoli che danno come data di nascita ai bambini il momento in cui sono concepiti nella testa, non solo nel concepimento, ma nella testa della madre, no? E là inizia a nascere un bambino, e quindi un bambino non... cioè il travaglio non termina, anzi, il processo generativo materno continua, e per questo poi dopo si sta malissimo, perché dopo c'è bisogno di una ricostruzione del sé, c'è bisogno di un dialogo interno tra temi enormi, che sono i temi della vita e i temi della morte, no? Temi che portano un'angoscia e un lavoro. E dopo non c'è uno psicologo, non c'è uno psichiatra, no, Laura, ma tante donne, dopo non trovano nessuno. Mi colpiva che lei diceva: ho trovato un prete, perché nell'ospedale, come se il deputato a raccogliere... No? Sì. Non richiesto. Non richiesto, peraltro, no? Quindi se noi vogliamo parlare dell'assistenza psicologica, ci abbiamo il vuoto. E la formazione dei ginecologi, l'altro elemento che veniva fuori prima, la formazione del medico. Io ho mio figlio che si è iscritto quest'anno al primo anno di medicina, e mi ha colpito che il primo esame che ha fatto è l'esame di bioetica. Sì, è una novità della... Sì, è ottimo questo fatto. Infatti i primi giorni, quando io dicevo: ma che stai seguendo? Bioetica, che bello, no? Che bello, e lui mi diceva: sai, è molto contestato, perché alcuni dicono che è giusto farlo come primo esame, come primo insegnamento, altri dicono: ma se voi ancora non sapete nulla di medicina, che cosa fate a fare subito un esame di bioetica? E allora io mi sono fatto... Sì. E allora io mi sono fatta dare queste dispense di bioetica, e che cosa ci ho trovato? Che al di là del... già hai detto tutto, dispense. Dispense, sì sì, dispense, perché è un purpurrì dei vari professori, no? Che seguono queste, hanno fatto queste dispense che sono un compendio, diciamo, delle loro idee. E a un certo punto ci sta il pentagramma della corretta comunicazione, dove parla dell'informazione dell'atto medico, che è qualcosa che prescinde dal consenso informato. E allora loro dicono tre regole, no? in questo pentagramma, che sono fondamentali per noi. Dice: l'informazione è parte integrante dell'atto medico, a prescindere dal consenso, è un diritto soggettivo inalienabile del paziente, è un dovere del sanitario. E naturalmente mi colpisce la mancanza di informazioni, che nel libro è ben sottolineata, anche rispetto poi al bisogno di capire dopo, no? Lei parla, era una dilatazione manuale, insomma ci sono degli aspetti che non, il medico non informa, il medico fa, agisce come se di fronte ci fosse sì, qualcuno che deve sottoporsi, sì, una bambola. Allora, io mi occupo di sessuologia da tantissimo tempo. La mia maestra è stata una grande donna, che è Iole Baldaro Verde di Genova, che non so se qualcuno di voi conosce. Lei era originaria di Napoli, anche se naturalmente c'era una grande donna. Lei è, all'epoca è morta lo scorso anno, aveva 86-87 anni. Lei è stata la seconda donna medico laureata a Napoli, poi dopo si è occupata di psicologia dell'età evolutiva e di tante altre cose alla fine di sessuologia, ma la faccio breve. Con lei all'Università di Napoli, al secondo policlinico, ci siamo battute tantissimo. Lei a Genova lo ha fatto, anche a Pisa, dove ci sta un master in sessuologia, per la formazione del medico e per la formazione del ginecologo, perché naturalmente quello che noi sosteniamo è che
al di là della motivazione conscia alla scelta della professione, c'è anche una motivazione molto probabilmente, se non sicuramente, inconscia. E chi, il ginecologo in particolar modo, dovrebbe, ma tutti noi dovremmo farlo, se soprattutto in quello, fare una riflessione sul perché stiamo scegliendo una determinata professione, no? Che cosa ci porta, quali sono i nostri sentimenti mentre operiamo in determinato modo. E il ginecologo a maggior ragione. Occupandomi di sessuologia, io spesso, da me arrivano persone che per disfunzioni sessuali il primo interlocutore che hanno è il medico, il ginecologo. Il ginecologo poi accompagna la donna nell'arco di tutta la vita, no? Dalla prima mestruazione ancora prima, fino alla menopausa e ancora dopo, quindi tutti i momenti importanti, tutti i momenti segnati dal sangue, perché non ci dimentichiamo che l'identità femminile è un'identità segnata da tappe legate al sangue, no? Il sangue della prima mestruazione per diventare donna, sangue della deflorazione per diventare compagna, sangue del parto per diventare madre, sangue. Quando poi manca il sangue a quella mestruazione c'è una grossa crisi, no? Quindi il sangue è un elemento che poi evoca le ferite, evoca il dolore, però è anche il sangue della vita, no? Quindi voglio dire, c'è una simbologia molto forte. E comunque, spesso da me vengono donne che hanno avuto come primo interlocutore il ginecologo, perché non riescono ad avere rapporti sessuali, perché il vaginismo che impedisce alla donna, per problemi di contrattura muscolare, ma spesso anche fobici, di avere un rapporto sereno, trova il ginecologo. Ma voi non immaginate quante persone arrivano da me dicendomi che hanno trovato non uno, non due, non tre ginecologi, ma spesso molti ginecologi, che le hanno trattate malissimo, spesso alla presenza del marito dicono, usano espressioni assolutamente umilianti e mortificanti, no? Tipo, ma come fai a stare con lei? Ma su, cioè, trattano queste donne come bambine, incapaci, le rimproverano se tu fai tante storie del tuo marito così. Ma, e parlo di ginecologi, sicuramente quelli anziani, no? Che hanno un atteggiamento paternalistico, ma quando questo succede su medici, con medici giovani, noi ci diciamo veramente il problema della formazione del medico, perché spesso il medico crede anche di fare una cosa buona, di incoraggiare dando la pacca sulla spalla, dicendo su un po' più di partecipazione. Sì, di partecipazione al marito, un po' più di mascolinità, e la cosa si risolve. Ma spesso lo dicono in buona fede, io non dico che sono in cattiva fede. Per questo dico la formazione del medico. Naturalmente io la mia scaletta non l'ho proprio rispettata, perché sono andata a parlare su cose legate ad altro. Non so quanto tempo. Qualche minuto ancora ce lo E a proposito appunto dell'alleanza terapeutica che prima si nominava, altro che alleanza terapeutica, spesso e volentieri questa alleanza è teorizzata, o comunque è bellissimo poi quando la si trova, no? Perché quando noi troviamo un medico che al di là della professionalità c'ha l'umanità, ci sembra di aver trovato qualcosa di prezioso, una grossa risorsa. E quindi giusto chiudo allora con la frase sempre che ho preso dal libro di Laura, appunto a questo proposito sul mestiere di Augias che risponde ad una lettrice di Repubblica, dove dice appunto il mestiere del medico, del ginecologo, dovrebbero essere di cura e di assistenza, non di giudizio e di condanna. Il giudizio e la condanna c'è purtroppo molto spesso. C'è di mezzo non la professione ma l'umanità. Nessun precetto o fanatismo religioso, e io aggiungo anche ideologico, giustifica la sua mancanza, e soprattutto questo in un ospedale. Ma i test a medicina come sono fatti? C'è l'umanità del ginecologo? No, per questo parliamo di formazione. Psicopatici, che cose, anche lui è medicina, l'assicuro, riconosco io, psicopatici.
e vendono il concorso a medicina. Quindi quello che dici tu a famosa umanità, quello purtroppo poi ce l'hai. No, non è vero. Bisogna. Comunque abbiamo sì, va bene, allora andiamo avanti così vogliamo più spazio al dibattito. Grazie, grazie, grazie. Allora, adesso noi abbiamo tre interventi particolari, cioè noi abbiamo due biogiuristi e un bioeticista. Velocemente, insomma, leggendo questo libro, almeno 4-5 cose fortissime, ve le lancio lì, ognuno di voi se vuole, se come può, come crede, magari le tocca. Vabbè, il tema dell'obiezione di coscienza, ovviamente, il problema di un deficit diffuso di laicità che riguarda l'intera società, non solo come si contrappone oggi all'aborto, il problema della relazione terapeutica, la libertà di scelta della donna che in qualche modo deve per forza fare un compromesso con il problema dell'equilibrio psicofisico per essere accettata, recepita, nella legge c'è questo vulnus di fondo, e poi anche il problema forte della componente di colpa della malattia, l'ho detto lì cosa da poco, insomma.